testa bassa e pedalare, è questo il motto preso in prestito da Mr. Braglia dopo la sconfitta contro la Pianese. Il Campobasso è al lavoro da lunedì per preparare la prossima partita che si giocherà sabato sera alle 20:45 a Selvapiana al cospetto della Torres. Un bel banco di prova che i rossoblù sono chiamati a non fallire. Qualcosa faremo, vediamo quelli che staranno meglio, cercheremo di andare a cercare il meglio di quello che possiamo schierare, perché abbiamo una grande squadra sabato a casa nostra. E dobbiamo sapere ripartire, dobbiamo cercare di far risultare in tutte le maniere. Perciò qualcosa dobbiamo fare, qualcosa ci inventeremo, sperando di sbagliare il meno possibile. Il tecnico analizza così la partita persa male in terra toscana, mettendo in evidenza l'atteggiamento sbagliato da parte di tutti. Non siamo proprio scesi in campo, dopo abbiamo preso questi due gol, siamo spariti dal campo, non abbiamo avuto una reazione, non abbiamo avuto niente. Dobbiamo solo chiedere scusa per chi era presente e per quelli che sono rimasti a casa. E pedalare, perché abbiamo fatto veramente una pessima figura, iniziando dal sottoscritto, a tutto lo staff, a tutti i giocatori, compreso anche il magazziniere, perché ho fatti capire che veramente è stata una partita brutta, senza cattiveria, senza rabbia, ci hanno mangiato vivi, andavano tre volte noi, ma non per un fatto di preparazione, un fatto di motivazione. Cioè, noi pensiamo troppo a volte ad essere bravi, noi non siamo. Noi dobbiamo dimostrarlo sul campo, no a chiacchiere. Intanto il presidente Matt Rizzetta sui social invita l'ambiente a restare compatto. Restiamo una famiglia nel bene e nel male, che alla fine l'unità farà la differenza, ha scritto. E ancora, presto il lupo ritornerà ad ululare per chi lo merita. Questo lo assicuro, conclude in modo ottimistico. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, è un cammino lunghissimo, ma siamo contenti, dai, stasera. Bellissima sera.